una struttura sicuramente importante anche per il villaggio Peruzzo, per Agrigento avete rimesso in piedi un campetto che ormai non esisteva più, incolto, insomma un buon futuro anche per i tanti bambini che partecipano qui alla vostra scuola calcio. Sì, allora questo è un campetto storico per Agrigento, qui sono passati ma veramente calciatori con la C maiuscola, veramente c'erano dei tornei dove c'erano 1500 persone a vedere la partita, quindi è un campo storico. Sicuramente negli ultimi decenni era veramente ridotto malissimo, erbacce, era una cosa non guardabile, non si poteva guardare un campo così. E c'è stata, il comune ha fatto delle gare pubbliche, affidando ai privati, secondo la gara pubblica, questo campo. Noi siamo riusciti a vincere, abbiamo investito tanto perché crediamo in questa struttura, crediamo in questo campo storico. Quindi abbiamo iniziato la nostra scuola calcio, dove cerchiamo di far divertire i bambini, cercando di fargli passare qualche ora di tempo libero, di svago, e poi sperando di fare dei tornei, di portare questo campo veramente, quando negli anni 80 c'era veramente, veniva calcato da tantissimi calciatori veri. Avete anche un po' ristrutturato il campo in erba sintetica? Eh sì, purtroppo le luci, l'illuminazione. Sì, adesso purtroppo non si gioca più sulla terra, è impossibile. Noi siamo stati abituati a giocare anche all'Essenito sulla terra, quindi erano altri tempi. Adesso abbiamo fatto un impianto di ultima generazione con l'erba sintetica, abbiamo ristrutturato tutto, stiamo aspettando di rifinire gli spogliatoi e poi la struttura. Sì, abbiamo cambiato tutto, illuminazione, tutto, abbiamo fatto tutto spendendo investendo un bel po' di soldi, però ne vale la pena, perché quando poi vedi questi ragazzi che giocano e i bambini anche ancora più che vengono qui e si divertono, tutto passa in secondo piano. La risposta è stata positiva, perché vediamo che tanti bambini sono venuti qua. Sì, una risposta positiva. Anche noi già 10 anni che facciamo questa attività, da 10 anni che andiamo avanti in questa scuola calcio, quindi molti. Però qui è un'altra cosa, al villaggio Peruzzo veramente c'è spazio, c'è tutto, quindi anche per la gente, per i genitori a venire a vedere. E poi è un ricordo che non potevamo lasciarlo morire così, dai. Quindi agonisticamente come pensate di svolgere il vostro ruolo? Pensate di organizzare dei tornei, delle partite? No, noi intanto come scuola calcio parteciperemo a tutti i campionati FIGC, tipo juniores, allievi, giovanissimi, esordienti, quindi facciamo tutte le categorie, dai primi calci fino a queste categorie che ho detto adesso. Poi sicuramente quando nelle ore di affittare il campo sicuramente faremo dei tornei anche per far fruibile questa struttura a chi ne avrà voglia, a chi vorrà venire qui per divertirsi veramente. Ci saranno anche dei miglioramenti relativamente alla struttura che stiamo vedendo, il campo di tennis e il campo di basket? Sì, il centro praticamente comprende, oltre al campo di calcio che come vedi è quasi ultimato, prevede anche la ristrutturazione del campo di tennis e del campo polivalente che sarà, diciamo, destinato al basket e alla pallavolo. È un progetto che abbiamo sposato insieme a un'altra associazione sportiva. Crediamo di riqualificare, oltre che da un punto di vista sportivo e urbano, tutta la zona del villaggio Peruzzo, e che possa ritornare come una volta essere un punto di riferimento per lo sport agrigentino. Quindi anche il basket in particolare? Anche il basket, tenendo presente che è un campo all'aperto, però le attività possono essere svolte, diciamo, dalla primavera all'autunno, con corsi di mini basket, con tornei, così come era stato per tanti anni negli anni passati.